Ciao rockstar dell'italiano! Benvenuto o benvenuta ad un nuovo episodio del podcast di The Italian Coach, il podcast che ti aiuta ad imparare l'italiano in modo indipendente. A molte persone succede di bloccarsi mentre parlano, ai parlanti nativi come anche a chi sta imparando l'italiano. Ma perché succede? Ecco, Oggi parleremo proprio dei motivi per cui ti blocchi quando parli italiano. La seconda parte è dedicata a, indovina un po', un nuovo esercizio di conversazione. Ovvio con l'argomento di oggi. Iniziamo subito! Allora, come forse già sai, mi piace creare analogie tra imparare una lingua Imparare uno strumento musicale. Questo perché secondo me una lingua è musica. E anche perché il coach di chitarra, che frequentavo qualche anno fa, è in grande parte responsabile di come oggi imparo ed insegno le lingue. Ma questa è un'altra storia, di cui parlerò in un altro episodio. Prima di tutto chiariamo cosa significa parlare una lingua. Delle quattro abilità, leggere, ascoltare, scrivere e parlare, parlare è forse quella più complessa e difficile da controllare. Possiamo parlare in modo preparato quando per esempio prepariamo una presentazione che dobbiamo tenere davanti a un pubblico e possiamo parlare in modo spontaneo. L'obiettivo della maggioranza delle persone è sicuramente sapere parlare spontaneamente. Parlare spontaneamente l'italiano è come improvvisare con uno strumento musicale. Ti spiego meglio cosa succede esattamente quando, per esempio, un pianista inizia a suonare un assolo improvvisato? Sta veramente improvvisando? Cioè, suonando delle note a caso? La risposta è no. Il pianista, quando improvvisa, sta usando delle frasi e delle note che già sa, che ha già imparato per appunto suonare qualcosa di unico e spontaneo. La stessa cosa accade quando vuoi parlare spontaneamente l'italiano. Per farlo devi avere una biblioteca di parole, espressioni e strutture pronte nella tua banca dati del cervello. Parlare significa usare in modo spontaneo quello che già sai quello che hai già memorizzato. E qui sorge la prima difficoltà. Il nostro cervello non è così preciso come il disco fisso di un computer. Di regola, un PC riesce sempre a recuperare un documento salvato sul disco fisso quando ne ha bisogno. Il cervello umano è molto più imprevedibile e complesso quindi anche se in teoria hai memorizzato una parola non esiste la certezza assoluta di riuscire a recuperarla nel momento in cui ti serve ogni volta quando parli e stai provando ad improvvisare ti stai dunque esibendo e visto che siamo esseri umani e non computer durante la tua esibizione entrano in gioco le emozioni sia positive che negative quelle negative proveranno a sabotare la tua esibizione e purtroppo molto spesso riusciranno nel loro intento paura ansia timidezza e vergogna possono farti parlare peggio di come in realtà sapresti fare. Tutto ciò ti può succedere anche quando parli nella tua lingua madre. Sai perché? Perché si tratta di emozioni personali, non necessariamente legate alla lingua. Se hai un carattere timido, se sei timida di natura, è probabile che tu sia timida in tutte le lingue che parli. La grande differenza è che la banca dati della tua lingua madre è più vasta di quella italiana e quindi sei più flessibile e non ti blocchi così facilmente. Hai più vie d'uscita. Per questo motivo... Non ti consiglierò di provare a rilassarti mentre parli l'italiano. È certamente un buon consiglio, ma poco pratico. In generale, per evitare di bloccarti al netto delle tue emozioni, il consiglio più semplice e pratico è continua a dare dell'input. Al tuo cervello italiano ascoltando e leggendo molto e ovviamente prova a improvvisare cioè parlare regolarmente più è grande la tua banca dati italiana più flessibile sarai e meno ti bloccherai quando parli ora ho una domanda per te ti capita spesso di bloccarti mentre parli italiano? Fammi sapere nei commenti. Perfetto, adesso tocca a te. Esercitati a parlare spontaneamente con il simulatore di conversazione. Grazie a questo esercizio potrai simulare una breve conversazione con me. Ascolta la frase che dico. Dopodiché, ti faccio delle domande su quella frase. Poi hai qualche secondo di tempo per rispondere spontaneamente ad alta voce. Infine sentirai sempre una possibile risposta corretta. Se hai difficoltà, usa la trascrizione come aiuto. Lo scopo è farti abituare ad una conversazione spontanea. Perciò, è importante che tu risponda ad alta voce. Mi chiamo Giancarlo e lavoro come pianista. Come ti chiami? Giancarlo. Mi chiamo Giancarlo. Che lavoro fai? Lavoro come pianista. Faccio il pianista. Allora non sei un cantante? No, non sono un cantante, sono un pianista. La mia ultima esibizione è stata al Teatro alla Scala di Milano. Dov'è stata la tua ultima esibizione? Al teatro alla scala di Milano. Alla scala di Milano. Il teatro si trova a Torino o a Milano? A Milano. Si trova a Milano. Non è stata una buona esibizione. Mi sono bloccato mentre suonavo una solo. È stata una buona esibizione? No, non è stata una buona esibizione. E perché no? Perché mi sono bloccato. Davvero? E quando? mentre suonavo una solo. Il pubblico ha addirittura iniziato a lanciarmi uova. Le uova erano marce. Il pubblico come ha reagito? Non bene. Ha iniziato a lanciarmi uova. Oh no, mi dispiace. Le uova erano fresche? No, le uova erano marce. Ok, e anche oggi abbiamo finito. Speriamo che Giancarlo stia bene nonostante le uova marce. Come al solito, se hai domande, dubbi o suggerimenti, scrivimi a ciao, chiocciola italiancoach.net oppure lascia un commento sul mio sito dove puoi trovare anche la trascrizione completa dell'episodio. Ti auguro una grandiosa settimana e ci sentiamo presto. Ciao ciao.